Qui già in azione al quarto minuto con Ferrara, Del Piero al volo, a lato. E poi insistono quattro minuti dopo con Marocchi a Vialli, da Vialli a Ravanelli, la respinta di Fiori. Altra azione dei bianconeri molto vivaci in questo primo tempo, Del Piero, Vialli in rovesciata e Fiori che devia in angolo. Il risultato si sblocca a favore dei padroni di casa al 20° minuto, azione che parte da Deschamps, la prosegue Orlando a Del Piero, esce a vuoto Fiori e Del Piero va in rete con questo tiro che porta in vantaggio la Juventus. 1-0 dopo 20 minuti della ripresa, rivediamo il gol di Del Piero al ralentì. Il Cagliari risponde debolmente nella prima frazione, qui con Allegri, Berretta manda di poco alto sopra la traversa. Adesso con le immagini montate da Alessandro Morbidelli passiamo al secondo tempo, che vede un Cagliari più determinato, alla ricerca più seriamente del pareggio. Allegri, Valdés, para in due tempi Rampulla da Patti, ma il pareggio per i sardi arriva al quarto d'ora. Ecco l'azione, Pusceddu supera Tacchinardi, porge ad Allegri ed è la rete dell'1-1, parità dopo 15 minuti dall'inizio della ripresa. Però al 21° torna in vantaggio la Juventus, su una respinta della difesa Vialli conquista il pallone, poi fa tutto da solo e va ad insaccare. 2-1 per la Juventus. E non è finita, perché al 43° arriva la terza rete bianconera, l'ultima della giornata. Marocchi, Ravanelli, Del Piero, Ravanelli che scarta anche il portiere e va in gol. Dunque risultato finale, Juventus batte Cagliari 3-1. In festa Ravanelli, ma in festa un po' tutti allo Stadio delle Alpi. A fine partita altri festeggiamenti per il 23° scudetto conquistato già due domeniche.